Un grazie speciale a Paola che ha voluto fortemente questa serata e a tutti gli amici che sono presenti, un saluto particolare che rappresenta tutti al governatore Fiorella Sgallari e a tutti i past governor e governatori futuri presenti. Il tema che con Paola abbiamo scelto è quello che è stato sviluppato in occasione dell'Istituto di settembre e per questo motivo chiedo ad Elia cortesemente di inviare il video che racconta un po' quello che è successo. Abbiamo scelto di raccontare il cambiamento non solo attraverso le parole, ma come avete visto attraverso la suggestione del luogo in cui eravamo, che era il Centro Congressi La Nuvola, ma soprattutto usando dei linguaggi presi a prestito dalle arti figurative, dalla danza, dalla musica, dalla pittura, perché noi siamo usciti da un periodo sicuramente unico nella storia che abbiamo vissuto, pensiamo al periodo delle restrizioni del lockdown, un momento in cui c'è stata un'accelerazione di alcuni processi, ma allo stesso tempo il mondo si è di fatto fermato. E in quel momento tutti immaginavamo che ci potesse essere poi un mondo migliore dopo, no? Cantavamo dai balconi, l'hashtag era andrà tutto bene e in qualche modo pensiamo tutti, credo abbiamo l'immagine di Papa Francesco da solo sul sagrato di Piazza San Pietro che dice nessuno si salva da solo. Quindi questo senso di fratellanza globale era quello che in quel momento pervadeva tutto. In realtà ci siamo svegliati con un mondo molto più conflittuale, anche nei rapporti personali, vediamo le difficoltà che abbiamo vissuto, da cui non ne siamo fuori. Abbiamo cercato in questi anni di cancellare quasi quello che è successo e poi ci siamo improvvisamente ritrovati con guerre prima in Ucraina e adesso in Medio Oriente e ormai siamo quasi assuefatti alle notizie che abbiamo quotidianamente. E
E allora tutto questo come incide su quello che noi facciamo come organizzazione? Per l'Institute abbiamo scelto una frase di Papa Francesco, che è quella che ha fatto un po' da guida sia nella preparazione che poi nella promozione, che è: questa non è un'era di cambiamenti, ma il cambiamento di un'era. E quindi da qui siamo partiti, dicendo: se questo è il cambiamento di un'era, significa che dobbiamo cambiare la logica e gli strumenti che utilizzavamo prima, perché non riusciamo a dare delle risposte adeguate se pensiamo a un mondo che è totalmente cambiato. Tutto questo come si riflette su Rotary? E abbiamo scelto il tema appunto del cambiamento e dell'evoluzione. Sicuramente Paul Harris tanti anni fa aveva detto: il Rotary sometimes need to be, always had to be evolutionary, sometimes need to be revolutionary, quindi deve sempre essere in qualche modo evolutivo, ma qualche volta deve essere rivoluzionario. In realtà il Rotary cambia continuamente, spesso nei club, nella maggioranza dei casi, non si ha la percezione di quanto sia forte ed accelerato questo cambiamento, ma sicuramente ci sono dei momenti in cui questo cambiamento ha delle, diciamo, delle soluzioni di continuità, dei momenti più forti di discontinuità rispetto al passato, e questo è uno sicuramente di quei momenti. Non so quanti di voi sanno che il Rotary ha approvato nell'ultimo consiglio di legislazione dei programmi pilota. Chiedo così per alzata di mano per capire quanto qualche PGG sicuramente lo sa. Lo scorso anno sono stati approvati due programmi pilota, uno per la zona 8, che è Australia, isole del Pacifico e Nuova Zelanda, e l'altro per la Gran Bretagna. Perché questi programmi pilota? Perché ci sono due elementi fondamentali. Uno è che da oltre 20 anni il Rotary è formato da 1.200.000 soci, adesso 1.400.000 se consideriamo anche i rotarattiani come parte della compagine rotariana. Ma in questi 20 anni 1.400.000 sono entrati e 1.400.000 sono usciti. Quindi qualcosa non ha funzionato, è evidente. L'altro aspetto è che in questi anni la struttura dei distretti si è progressivamente appesantita, burocratizzata, e questo ha in qualche modo continua ad assorbire risorse da quelli che sono le attività dei club, perché ci sono progetti distrettuali, perché le persone che sono attive nei club spesso poi si impegnano a livello distrettuale, e questo crescendo sempre di più anche la dimensione dei distretti. Oggi abbiamo distretti nel mio distretto, nel 2020-80 siamo ormai intorno ai 100 club. E vediamo quindi la necessità di dividere i distretti e di ripensare in qualche modo, è un momento in cui si sta ripensando l'organizzazione del Rotary. E quindi da qui due distretti e le due zone pilota hanno la libertà per 3 anni di reimmaginare il Rotary, anche cambiando le regole. E stanno portando avanti una serie di iniziative, poi qualche accenno lo faremo. Però allo stesso tempo, perché intanto queste due zone, l'Australia e la Gran Bretagna? Perché sono quelle che in termini di effettivo perdevano di più, sono quelle che stavano soffrendo maggiormente la perdita di attrazione e quindi sentivano l'esigenza di fare qualcosa di diverso. Però siccome questo è un problema che riguarda un po' tutti, anche se oggi abbiamo una situazione con 3 grandi, diciamo, macro aree, l'America, America del Nord, America del Sud, che tendenzialmente perde soci, l'Europa, che è mediamente stabile, come Italia abbiamo la capacità, negli ultimi anni siamo riusciti a cambiare un po' il trend e avere un leggero incremento, e l'Asia che è in forte crescita. È chiaro che quindi questo significa che abbiamo situazioni nel mondo totalmente diverse e non sempre la stessa ricetta può andare bene per tutti.
Allora da qui l'esigenza di rimmaginare, lo scorso anno Jennifer Jones aveva scelto come tema Imagine Rotary, quindi immaginiamo quale sarà il Rotary del futuro. Ma pensiamo già qual è il Rotary del presente, lo dicevo, ci sono queste due zone che stanno sperimentando nuovi modelli organizzativi. La cosa che sta guidando ambedue, sia pur muovendosi in direzioni diverse, è quello, il loro risultato sarà una base per ripensare l'organizzazione del Rotary a livello globale. Ma in questo momento tutti siamo invitati, nel rispetto di quelle che sono le attuali regole, a pensare quello che funziona, quello che non funziona, a come poter cambiare quello che riteniamo in questo momento non funzioni o non funzioni adeguatamente. Allora, dicevo, l'elemento che sta accomunando questa ricerca di ripensare un Rotary diverso è quello di ridare maggiore centralità ai club. Come? Si stanno sperimentando vari modelli. In Gran Bretagna stanno lavorando su dei cluster di club, quindi mettere insieme dei club vicini, cosa che in molte situazioni, in molti distretti già facciamo, no? E Paola mi ha offerto tanti spunti che poi riprenderemo nel corso di questa conversazione e magari dopo approfondiremo ulteriormente. Sicuramente quello di pensare club che tra loro possano collaborare di più può essere un elemento di forza. Si è parlato, eliminiamo i distretti, eliminiamo i governatori, non c'è una ricetta già pronta. Sicuramente alcuni ruoli si potranno ripensare. Io dico sempre, quando io sono entrato nel Rotary, la figura dell'assistente del governatore non esisteva. Oggi è una figura consolidata che ha una serie di funzioni che il governatore delega all'assistente, quindi si potranno reimmaginare alcune funzioni nell'ambito della nostra organizzazione. Però l'elemento più caratterizzante, che sicuramente di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni, è la capacità di adattamento a livello regionale, quella che chiamiamo regional adaptability. Proprio perché, dicevo, avendo delle zone del mondo che hanno trend e caratteristiche molto diverse, la stessa ricetta non può funzionare dappertutto. Pensiamo agli obiettivi che negli anni passati i presidenti ci davano. Un socio per ogni club, un nuovo socio per ogni club, un nuovo socio per ogni socio, o il 10%, cose di questo genere. Che chiaramente in India fa sorridere un nuovo socio per ogni club, perché i distretti aumentano il numero della membership in modo impressionante. In altre zone il problema è al contrario, è come conservare i soci esistenti, e questo è l'altro grande tema, perché abbiamo detto c'è un sistema di porte girevoli, i soci entrano ed escono, quindi capire come rendere attrattivi i nostri club e conservare i soci che abbiamo. E quindi questo sicuramente sarà uno dei temi su cui bisognerà lavorare, e quindi bisognerà lavorare a tutti i livelli, a livello di club, a livello di distretto, a livello di zona, per capire anche quelli che sono i nostri elementi di forza, quello che ci caratterizza, che non può essere limitato all'Italia, ma dovremo guardare all'Europa e probabilmente dovremo ripensare anche, voglio dire, quello che succede a livello europeo, un'Europa in cui si parla tanto, no? Di un modello che non funziona, che va ripensato, e allora il Rotary credo debba anche avere la capacità, e ci tornerò successivamente, di recuperare un ruolo attivo nel interfacciarsi con l'istituzione ed essere un interlocutore su questi temi. L'altro elemento che caratterizzerà sicuramente i prossimi anni e che guiderà il cambiamento a tutti i livelli è quello del piano di azione, che è stato il tema su cui abbiamo lavorato all'Institute e che è stato fortemente, diciamo, su cui si è soffermata in modo molto importante il presidente eletto Stefani Urcic, che ha aiutato a sviluppare l'attuale piano di azione, che ha quattro elementi principali. Il primo è l'impatto, e prendo a prestito quello che diceva Paola prima riguardo al Global Grant che sta coinvolgendo più club. Aumentare il nostro impatto significa immaginare dei progetti più importanti.
immaginare dei progetti che abbiano un impatto reale sui beneficiari. La Rotary Foundation ha già avviato da oltre 10 anni un percorso che è stato quello chiamato della visione futura, che ha portato all'attuale struttura dove abbiamo sovvenzioni globali e sovvenzioni distrettuali, e lo scopo era proprio quello di superare quella miriade di piccoli progetti e cercare di invitare i club a fare progetti più importanti, sia a livello locale che a livello internazionale. Oggi da 4 anni abbiamo i programmi Scales, che sono programmi che hanno un valore da 2 milioni in su. Significa che sono programmi che non coinvolgono solo il Rotary. In alcuni siamo con la Fondazione Gates, con nostri partner anche per la polio, ma tante altre organizzazioni a livello locale. Al momento il primo che è stato approvato è stato il programma per la malaria in Zambia, poi in Nigeria per la salute infantile e materna, e poi in Uganda, e adesso stiamo valutando il futuro beneficiario del programma OSCEL, quindi di un grant da 2 milioni di dollari. Questo per dire che ogni club, ogni zona può presentare un progetto di questo genere, e in Italia diversi distretti hanno iniziato a lavorare su questo modello. Ma questo deve essere un'indicazione del fatto che dobbiamo pensare a fare cose più importanti, cose che abbiano un impatto significativo, e quindi sicuramente una delle strade è quella di mettersi insieme, magari rinunciando a qualcosa del singolo club, ma privilegiando il valore di quello che stiamo facendo. E in questo sicuramente dobbiamo cercare anche il dialogo con altre organizzazioni e con altri partner. Il secondo elemento del piano di azione è quello di espandere la nostra portata, che è una brutta traduzione secondo me di expand our reach. Il reach ha un valore maggiore, significa proprio aumentare la capacità di raggiungere un target più ampio, di raggiungere più persone. E come possiamo farlo? Sicuramente continuando a immaginare quello che abbiamo sempre fatto, perché quello che funziona non lo dobbiamo perdere, e quindi il sistema tante volte è un po' messo da parte anche delle categorie professionali, no? Della leadership, che per me deve essere un valore che, anzi, quando anche in contesti internazionali mi trovo, cerco sempre di riaffermare quello che soprattutto nelle nostre zone, in Italia ma in Europa, è un valore: la qualità della nostra compagine sociale. Quindi individuare come potenziali soci dei veri leader del nostro ambito comunitario e professionale. Sicuramente oggi abbiamo delle modalità di valutare la leadership diverse da 50 anni fa, ma diverse anche da quando io sono entrato nel Rotary, e quindi dobbiamo avere la capacità di guardare a quella che è la composizione della nostra comunità. Si parla molto di DEI, diversity, equity and inclusion. Pensiamo a quanto i nostri club siano rappresentativi effettivamente oggi delle nostre comunità. Tante volte, forse anche nel vostro distretto, avevo portato all'assemblea lo scorso anno la foto di quando della mia classe in prima elementare, che eravamo tutti maschi, tutti col grembiule, tutti bianchi. Oggi una qualsiasi foto di una classe elementare è totalmente diversa. Allora, quanto i nostri club oggi rappresentano quella realtà? E allora dobbiamo essere capaci a individuare dei leader che esprimano delle diverse componenti delle nostre comunità. L'altro aspetto è di come ci raccontiamo, perché se vogliamo raggiungere un pubblico più ampio dobbiamo avere la capacità di raccontarci in modo diverso, di raccontare le nostre storie, di far conoscere all'esterno quello che facciamo, ma trovando quella capacità di raccontare delle emozioni. È il motivo per cui all'Institute abbiamo scelto la musica, l'arte, la danza, perché a volte un'emozione riesce a trasmettere molto di più di tante parole. Io sono stato adesso a rappresentare il presidente internazionale in India, e sicuramente l'India è un paese di grandi complessità, di grandi contrasti. Ero stato
più di 10 anni fa, lo ricordava Paola nella lettura del curriculum, a fare le vaccinazioni per la polio, e per me l'India è quella, è il momento in cui ho dato le gocce di vaccino ai bambini fuori agli slum di Delhi, o questa volta che sono entrato nello slum ho avuto la possibilità di rendermi conto di come abbiamo dei preconcetti che in realtà non rappresentano quella che è la vera realtà, perché lo slum di Delhi, che tutti conosciamo attraverso il film Il Milionario, in realtà è una realtà produttiva impressionante. Però ecco, quindi avere la capacità di andare oltre. Il Rotary ci offre questa possibilità, questo valore internazionale, di questa rete internazionale che dovunque andiamo ci permette di non essere dei turisti ma essere dei viaggiatori, perché a Delhi un semplice contatto con una rotariana del posto, col governatore eletto, lei mi ha scritto: no, vieni a cena a casa mia, perché noi siamo il Rotary, we are family. E quindi questo ci permette a tutti noi, in qualsiasi parte del mondo abbiamo l'occasione di viaggiare, di avere un potenziale contatto che ci aiuta a capire, ad aprire una finestra sul mondo. E questo è l'invito che vi faccio: a quando ci sono delle opportunità a livello europeo o le convention internazionali, di approfittarne, perché lì si percepisce veramente la forza dell'internazionalità del Rotary. E poi ancora, abbiamo detto, quindi maggiore impatto, maggiore capacità di raggiungere un pubblico diversificato, raccontando le nostre storie. E poi la capacità di coinvolgimento, la capacità di coinvolgere i soci. Oggi qui abbiamo una platea di 150 persone, quindi significa che c'è un interesse verso quello che sta succedendo nel Rotary, no? Parliamo di cambiamenti, quindi c'è almeno la curiosità di capire dove stiamo andando, che cosa. Ma la cosa importante è che ognuno di voi seduto in questa sala è un mattone che concorre poi a costruire il futuro del Rotary, e quindi ognuno, partendo dal proprio club, può dare il contributo, perché poi quello che succede nei club viene in qualche modo ribaltato a livello distrettuale e così a livello di zona, e noi siamo degli amplificatori a livello internazionale. Quindi la capacità di coinvolgimento, soprattutto perché, prendendo a prestito la parola di Stefani Urcic, lei vuole dei club, ha sfidato i governatori il prossimo anno a creare dei club irresistible, perché dice poi la vera esperienza rotariana è quella che si fa a livello di club, perché è lì che nascono i progetti, è lì che nascono le relazioni, è lì che nascono le amicizie, e da lì si costruisce per creare il Rotary che oggi abbiamo. Ultimo, ma non per importanza, e l'abbiamo anche inserito nel titolo di questa sera, è la capacità di adattamento. Perché ritornando al punto da cui siamo partiti, proprio a quel momento di crisi che è nato all'interno di tutte le organizzazioni per effetto della pandemia, in cui non si sapeva se ci si doveva fermare, poi abbiamo avuto la capacità di reinventarci in quel momento, no? Di ripensare il nostro modo di fare service e di riunirci anche, perché le riunioni online, stasera siamo collegati, probabilmente ci sarà qualche socio che ci sta vedendo da qualche parte d'Italia, semplicemente perché stamattina ho postato la notizia su Facebook, e oggi fare una riunione Zoom è una cosa assolutamente normale. Prima della pandemia gli club erano i club pilota, un po' strani, visti con una certa così, diciamo, un po' di scetticismo dai rotariani più anziani. In un battibaleno siamo diventati tutti soci di club. Però se il risultato di quello che è successo fosse solo la capacità di fare una riunione Zoom, vuol dire che avremmo perso tutti, perché quella per me è uno strumento, è stato un acceleratore sicuramente di alcuni processi, ma avere la capacità di adattamento significa soprattutto ripensare anche quelle che sono le priorità dei nostri service. Quest'anno il presidente internazionale Gordon McNally e tutti i governatori hanno portato nei distretti il tema della salute mentale, perché pensiamo a quanto è stato e continua ad essere impattante, soprattutto per alcune fasce, per i ragazzi, il tema della
della salute mentale, che non è solo quando arriva ad una situazione critica, ma è anche quel benessere, quella capacità di interfacciarsi con gli altri. Allora noi possiamo fare tantissimo iniziando ad ascoltare le persone che abbiamo vicino, che a volte magari parliamo solo di cose superficiali e non ci accorgiamo di una difficoltà, di un malessere che ognuno di noi può avere. Quindi, ecco, ripensare alcune aree di service sicuramente fa parte di quella capacità di adattamento. Però per concludere, abbiamo un altro video che voglio mostrarvi, c'è un aspetto che per me è molto importante. Allora, nel ruolo che attualmente ricopro di board director, quindi di consigliere d'amministrazione Rotary Internazionale, che rappresenta Italia e Francia, e il nostro ruolo è da un lato quello di essere parte del board e quindi di ragionare in termini globali. Noi quando siamo lì ragioniamo riguardo la collettività del Rotary mondiale, però allo stesso tempo portiamo nel nostro territorio i messaggi, come io sto facendo adesso, di quello che succede a livello internazionale, ma abbiamo anche la responsabilità di testimoniare all'interno del board quella che è la realtà del Rotary che rappresentiamo, quindi nel nostro caso Italia e Francia. E allora io credo che ci sono due elementi che per noi devono essere rafforzati e valorizzati. Uno è quello che dicevo prima, la qualità e la leadership dei nostri club. Noi dobbiamo continuare a cercare leader del nostro territorio. L'aumento quantitativo, che è legittimo e che dobbiamo perseguire, deve essere sempre accompagnato da quello che è l'aspetto del valore e della qualità della leadership dei nostri soci. Il secondo, altrettanto importante, è quello del ruolo di leader dell'associazione, del Rotary, nell'ambito delle altre organizzazioni e nell'ambito delle nostre comunità, ovvero il posizionamento del Rotary nell'ambito delle nostre comunità. Prima facevo riferimento all'Europa. Se si deve ripensare l'Europa, non è possibile che il Rotary, che oltre 75 anni fa è stato uno dei motori della Costituzione delle Nazioni Unite, è stato chiamato come advisor nella conferenza di San Francisco dove sono nate le Nazioni Unite, oggi deve avere la capacità di dire la sua in contesti di questo genere, di portare la testimonianza delle competenze che noi all'interno abbiamo. E per fare questo dobbiamo fare cose importanti, dobbiamo avere la capacità di affermare la nostra leadership nell'ambito delle altre organizzazioni. Troppe volte ho sentito rotariani lamentarsi a tutti i livelli, dai soci dei club ai presidenti internazionali, anche di recente, lamentarsi che quando si parla di polio non viene riconosciuto il ruolo del Rotary, che è stato colui che l'organizzazione che ha lanciato questa campagna, perché Gates, perché l'UNICEF, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La responsabilità è solo e soltanto nostra, perché dobbiamo avere la forza di affermare quello che è il nostro ruolo nell'ambito delle altre organizzazioni. E allora, nel mio piccolo, io ho cercato di portare una testimonianza in questo genere e di provare a fare qualcosa di diverso per cambiare il linguaggio con cui raccontiamo all'esterno quello che facciamo. Ha ricordato Paola nel citare le varie cose fatte. Nel 2018 organizzammo un evento all'interno del Colosseo che era Gladiator in Concert, la proiezione del film Il Gladiatore con la musica suonata da un'orchestra sinfonica in sincro dal vivo. Erano presenti Russell Crowe, Connie Nielsen e raccogliemmo oltre $400,000 con una rassegna stampa incredibile. Lo scorso settembre abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella, era un progetto su cui abbiamo lavorato tanti, tanti anni, poi fermati dal Covid, ma ci siamo riusciti. Adesso vedrete alcune immagini di Time for Change, che è un evento nato dall'idea di Danilo Cirilli, che è l'organizzatore, promotore e produttore dell'evento, e insieme è stato scelto il Rotary come beneficiario di questo evento. Quindi il primo risultato è che il Rotary venga riconosciuto come un interlocutore privilegiato. Il secondo, e anche in questa occasione il fundraising era destinato alla polio, i fondi sono stati raccolti attraverso dei grandi donatori che hanno fatto la donazione
alla Fondazione Rotary. Quindi l'organizzazione ha offerto una piattaforma per rilanciare quello che noi normalmente facciamo. Donazioni triplicate dalla Fondazione Gates, che come sapete ogni dollaro che noi raccogliamo loro ne mettono altri due. E gli artisti che erano presenti, è stato un evento al Parco del Colosseo. Il Colosseo rappresentava la scenografia di questo concerto straordinario, dove sono stati ricordati gli artisti, tra tutti cito solo Annie Lennox, che credo sia un'icona che soprattutto quelli della nostra generazione hanno amato e continuano ad amare. Ed avere Annie Lennox che di fronte al Colosseo, mentre suona, si ferma, mentre sta cantando Sweet Dreams, e si ferma per dire: noi siamo qui perché abbiamo un sogno, che è quello di eradicare la polio, e grazie a Rotary per questo, credo sia un valore in termini di comunicazione che va molto al di là dei 500.000 dollari che abbiamo raccolto, perché noi spesso ci diciamo quanto siamo bravi al nostro interno. Dobbiamo riuscire ad avere la capacità che siano gli altri a dirci che siamo bravi per quello che facciamo. E vi lascio con queste immagini. Grazie. Changes. Turn and face the strange. Don't wanna be a richer man. Changes. Just gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Il mondo ci sta chiedendo aiuto, ma noi non lo stiamo ascoltando. Ho sempre creduto in un mondo libero dal pregiudizio e dalla discriminazione, in cui regnasse sovrano la diversità, l'uguaglianza e l'inclusività. Ho sempre cercato di dare un contributo per migliorare il mondo in cui viviamo, ma purtroppo i piccoli gesti non fanno la differenza. Così deciso di iniziare a lavorare per il progetto Time for Change. Ho pensato che l'arte, la musica e lo spettacolo fossero i giusti veicoli da usare. Questo punto che voglio allora qui sul palco tutte le persone che sono state con noi, Danilo Cirilli, Jennifer Jones, Michael Schendring, il dottor Rago e Cristina, e Maria Grazia naturalmente, la nostra ambasciatrice, per vedere insieme a quale risultato siamo arrivati. E quindi questo mega cellulare ci aiuterà a capire quanto questo evento è riuscito a sostenere. Eccolo, quindi grazie alla sensibilizzazione che questo evento ha potuto promuovere tra i nostri donatori, abbiamo raccolto 500.000 dollari. Ripasso il microfono a Danilo per allacciate le cinture. Lo show sta per iniziare. Everybody!
This is no sad day. Peace, I'm Jamel Irene. Pleasure to meet you. Not to offend you, southern fundamental. Straight from the Shaolin Temple, so simple. One in his hand to put a poison spread to the body. Party done, enough said. We want to eradicate child polio around the world.